ha incontrato anche il sindaco di Portocruaro, qui ecco il parroco che accolgono i droni che arrivano. Don Giuseppe e il sindaco Florio Favero, che dunque possono poi portare questi doni ai piedi della Madonna della Pescheria, in ricordo di questo momento di passaggio che tra le varie comunità, partendo da Caorle e poi arrivando a Concordia e poi per portare qui su questo pontile i prodotti della terra e i prodotti del mare. Altra Caorlina, grande barca, sei remi, portata in questo momento solamente con 3-4. Anche qui ci sono vari rappresentanti della Vola Concordiese, ma soprattutto si trova il sindaco di Concordia Sagittaria e il parroco Claudio Dorico, il sindaco, e Don Natale Padovese, parroco di Concordia Sagittaria. Per cui questa era l'unica barca che era importante che non si girasse, che non si muovesse. Arriva il sindaco. Poi per qua c'erano tanti problemi poi da risolvere se succedeva qualcosa. Bravi ragazzi della Vola Concordiese, come qualche giovane, guidati dietro da Giovanni e Super Danilo, che è uno dei più esperti per motivi anagrafici del mondo della Vola alla Veneta Concordiese, Danilo Signorini, che ha portato sani e salvi Claudio Dorico, sindaco di Concordia, e Don Natale Padovese, parroco della cattedrale di Santo Stefano di Concordia Sagittaria. Naturalmente anche il gonfalone del comune di Concordia ci viene consegnato. Eccoli qua, una bellissima tradizione che viene portata avanti grazie alla Vola Concordiese, che ha proseguito in abbinamento per alcuni anni, adesso un po' da sola, la tradizione che nasceva dall'associazione Rematori Concordia, che era la prima nata nella città concordiese, appunto per così portare avanti la tradizione della Vola alla Veneta. Benissimo, ringraziamo i ragazzi della Vola Concordiese, veramente un applauso a giovani e meno giovani che si sono resi disponibili per portare le autorità, per portare i doni, per portare i faggetti, per ricordare questo momento storico, questo momento tradizionale. Lo dicevamo, è stata una delle pochissime manifestazioni che lo scorso anno si svolse regolarmente. E questo per la grande forza che c'è per le comunità, soprattutto di Concordia.